Ecco che parte. Mi aspettavo di dover attendere ancora di più, e invece è partito quasi subito. Il timer mi aveva dato qualcosa come 7 minuti di attesa, in realtà ne avrò aspettati sì e no, uno e mezzo. Ecco che arriva il secondo DPS e possiamo partire per questo nuovo dungeon che, una volta completato, si unirà alla expert. Si unirà agli altri due dungeon della patch precedente e sbloccherà quindi nuovamente la possibilità di fare la expert. Parte il filmato che noi avevamo già visto nel trailer, più o meno. Aeronavi dappertutto, vediamo addirittura dei paracadutisti. Mi ricorda molto una prima guerra mondiale. Vediamo questi sacchi, vediamo queste barriere che mi ricordano le trincee. Allora, vediamo di guardarci intorno. Abbiamo Yugir, abbiamo Lord Ian, abbiamo i nostri compagni. Ecco, adesso lancerò un Protect e ci prepareremo a questo dungeon. Ne guardo la mappa. Partiamo proprio da dove abbiamo cliccato per entrare nel dungeon. Il nostro amico sta tentando un super pull. Mi sembra che regga bene. Gli metterò un po' di cosine sopra, ecco così, anche un regen, e prendiamo a curarlo. Mi sembra che sia in ottima forma, ma il lag è potente. Il lag è potente. Sì, ok, siamo tornati dalla botta di lag e vedo che il nostro tank è ancora in piedi, vuol dire che le cose sono andate per il meglio. Potrei tirare anche un assize giusto per migliorare un pochino la situazione. Uccisi i primi nemici, ho visto che mi si sono spirit bondati addosso alcuni equipaggiamenti. Spero veramente che il lag non mi impedisca di essere performante. Ci muoviamo da una trincea all'altra, c'è il primo tesoro che ci porta un super etere. Altri soldati arrivano, anzi sono cani soldati e due paracadutisti, signori. Questa cosa dei paracadutisti è fantastica. Ah, mega pull di nuovo, attenzione. Altri cani. Il suo addestratore. Altro lag. Cerco di togliermi dalla caduta delle bombe, che rendono ancora più la sensazione di essere all'interno proprio del punto più nevralgico della battaglia. Ho perso di vista Lord Ian e Yugiri, penso che siano andati più avanti perché qua non ci sono. No, direi che per essere dei mega pool vanno più che bene, ricordiamoci che siamo proprio all'inizio, quindi l'equipaggiamento in realtà del nostro tank e dei nostri DPS è ancora lo stesso della patch precedente. A causa del lag ho preso una botta da un'esplosione che non ho potuto neanche vedere. Ah, vedo che il tank sta cercando di sistemare i nemici proprio dove cadono le bombe. Potrebbe essere una buona strategia. Vediamo se hanno preso qualche. No, direi di no. Pensavo che potessero acquisire qualche buff, anzi qualche debuff, che potesse aumentare quindi i danni che noi potevamo fargli. Sì, il lag è davvero pesante. Non vedo già più i miei compagni. Ok, sono andati di lì. Mamma mia, ecco il primo boss, quello che avevamo visto nelle immagini relative a questo dungeon, l'unico in realtà che avevamo visto. Anche se ho il sospetto che quelle due guardie gemellari che abbiamo visto nel tavolo delle trattative alle spalle di Varys possono rappresentare un ulteriore boss. Cavolo, che mazzata che gli ha tirato! No, sto laggando veramente troppo. Sto laggando veramente troppo. Ok, ha fatto una rotazione su se stesso.
che metteva anche un dot di fuoco. Allora io pensavo che quantomeno l'ultima fetta sarebbe rimasta libera, invece no, l'ultima fetta viene colpita per ultima, ma viene colpita. Quindi devo ricordarmi questo fatto. Ecco, lo rifà, quindi noi dobbiamo metterci in quella che sarebbe l'ultima, ma appena possibile andare in quella che è la prima. Ecco, così. Perfetto, ho capito. Ah, ne fa ancora una. Lo rifà. Lo rifà, ok. Va bene, stessa strategia. Appena sparisce, ok, ci spostiamo. Direi che abbiamo capito come si fa. E il tank viene ripreso di mira. Io oserei dire che le mosse le ha fatte tutte. No, perché è arrivato uno share. Ok, c'è stato uno share insieme alla mossa che dovevamo sprettare, quindi io mi sono allontanato. Gli altri tre hanno preso i colpi, però poi li ho curati al volo. Quindi ce la siamo cavata, ma secondo me c'era un metodo più intelligente per fare quella sequenza di mosse. Questo è un tank buster, ma io direi, eccolo lì che sto di nuovo laggando perché vedo tutto fermo. Sarà molto dura riuscire ad arrivare in fondo. Sarà molto dura. Questa è più veloce. Ah, però è morto prima. Ok, vediamo cosa c'è nel tesoro. Vediamo, ci sono degli oggetti di livello 3,75. C'è anche un anello che potrebbe anche tornarmi bene. Sono oggetti colorabili, tra l'altro. No, arrivano dei nemici. Sono scappati i miei compagni. Sono scappati velocissimi. Un'altra zona del campo di battaglia. Questa volta c'è un liquido blu per terra. Un altro mega pool. Vuole veramente esagerare. Vuole prendere veramente un sacco di nemici. Stiamo attraversando questo dungeon a velocità stratosferica. Ho visto un minion con le fattezze di un robot. Di quello grosso che c'è qui nel pool. Ho l'impressione che possa quindi facilmente essere il minion in omaggio al termine di questo dungeon. Mi sembra che stia gestendo molto bene i mega pool. Cioè, non vedo nessun problema. Potrei iniziare anche io a fare DPS, a dire il vero, ma ho la paura nera che il lag, infatti, come adesso, mi faccia trovare il tank in situazioni drammatiche. Infatti si sta usando dei cooldown. Non so se lui può accorgersi, forse sì, perché vede magari il mio simbolino della disconnessione, ma mi dà l'idea di essere una laggata non proveniente dalla mia connessione, ma proveniente dal fatto che magari i server sono leggermente intasati. Comunque, le cose sono andate bene. Ci muoviamo in un'altra zona apertissima. Vediamo un po'. Ci sono combattimenti in ogni dove. C'è Pippin lì che sta combattendo con altra gente insieme a Lise, che è di un livello che non ci vuole dire. Altro mega pool. Altri paracadutisti. Riprendo a curare un tank completamente fermo. Anche uno Scorpion. Vediamo se riesco. Mi fa paura questa cosa del lag. Io continuo a curarlo imperterrito, anche se lo vedo a palla, potrebbe non essere così. Io mi sono allontanato da quella esplosione. Tiro anche questo. Ci sono tutti i robot possibili e immaginabili in questo campo di battaglia, combattere contro i guerrieri dell'amico. Vedo anche scendere copiosi paracadutisti da altrettanto numerose aeronavi. Direi che ce l'abbiamo fatta. Anche questo pool è praticamente finito. No, c'è ancora lo Scorpion, quasi full vita. Intascato qualche cosa, un braccialetto. Sì, non poteva essere diverso perché ho fatto nid.
Lo scorpion sta calando piano piano, non sta facendo le mosse cui ci avevo abituato nel dungeon dove lo trovavamo come boss. Ok, lui se n'è andato, a questo punto io mi aspetto il secondo boss. Allora, dobbiamo passare di qua. Infatti, secondo boss, un'altra stramberia imperiale che si chiama Prometheus. Vediamo cosa fa. Un'arena claustrofobica. Lo gira. Cos'è? Una macchinina. Questo è un colpo... Potrebbe essere un, okay, un colpo d'aria che colpisce tutti e che mette anche delle fiamme ai lati dell'arena. L'arena si restringe pericolosamente, si stringe ancora. No, vabbè, ma questo è un colpo a 270 gradi dietro di sé. Ora fa una rincorsa. No, cosa fa? Si butta sottoterra. Vediamo se abbiamo qualche... Ah, laggiù in fondo. Lì l'ho evitato. Non pensavo, vediamo se lo rifà. Ah no, è comparso di là. No, lo vedo tutto fermo. Ok, siamo ripartiti. E il tank non è morto, il che è positivo. Colpo a 90 gradi davanti. Chissà se seguirà quella 270. Infatti lo segue. Ok, il boss è quasi a metà vita. Una grande tema, proprio per il fatto che lagga in maniera terribile. Ulteriore diminuzione dell'arena? No. Temevo. Comunque ha colpito tutti questo colpo. È simile a quello che ha fatto iniziando. Lo rifà? No, ha fatto un altro colpo che non so. Ok, si butta sottoterra. Ci accorgiamo subito. No, dovremmo andare al centro. E poi dovremmo spostarci fortissimo di lato. Perché fa la rush. E non ha colpito nessuno. Quindi sono veramente in gamba i miei compagni. Direi che ormai è praticamente fatta. Pochissimi punti vita. Tac. Grandi. Cosa abbiamo nel loot? Abbiamo 4 oggetti, quindi io piglio tutto quello che mi può capitare senza guardare in faccia a nessuno e passiamo oltre, anche perché il tank è già partito in quarta come un furetto. Siamo insieme a Kanesen e Aimeric. Aimeric l'avevo già visto combattere, Kanesen da mai. Perché il tank si è messo là? Perché c'è una barriera da distruggere? È arrivato anche Lord Ian. È arrivata Yugiri? Sì? C'è una barriera? No, non mi pare. Non so perché le abbia portati qui schiacciati. Sta prendendo più botte rispetto a prima, eh. Comunque, Yusikai lo sto curando. Mi sembra che stia arrivando una limit. No, forse mi sto sbagliando. Avevo visto qualcosa di simile all'animazione della limit. Mi sembra che le cose stiano andando piuttosto bene. Io posso tirare una size giusto per gradire. È finalmente caduto il robot più grosso. Mancano i più piccoli. Non ho fatto caso se qualcuno di loro droppava delle materie. Secondo me sì. Non ci ho fatto... Anzi, posso guardarci ora? No, non recentemente. Sì, qualcuno ha droppato delle materie. Però non ho ben capito da quale nemico. Ui, è arrivato uno più grosso. È arrivato un nemico più potente. Però mi sembra molto facile. Anche perché ha addosso un sacco di gente mica da ridere. Kanesen, Lord Ian, Yugiri e Aimeric. Ok. Arriva un colpo da oltre la barriera. Arriva un altro nemico. Vediamo se il tank infatti prosegue nella sua corsa. Qui c'è una zona libera. Sicuramente saremo invasi dai nemici. E iniziamo un nuovo pull. Direi doppio. E di nuovo tutti fermi. Maledizione. Benediction.
Gli curo sulla fiducia. No, questa non la figlio. No, ok, è morto il boss. No, ne è arrivato un altro. Ok, sì, non si tratta di boss, in realtà si tratta di mini boss, però... perché ho preso l'acro? No, non ho preso l'acro. Va in mezzo a fare un colpo. Io mi devo. Proviamo. Ah no, vengo qua. Ma che cosa strana. Ho preso un sacco di botte, perché? Vabbè, mi curo. Pensavo di essere al riparo, ampiamente. Altri nemici che arrivano. No, in realtà li ho visti solo arrivare, ma stanno combattendo contro altri personaggi non giocanti. Cosa fanno i nostri compagni? Cerco di capire cosa fanno. Yugiri sta facendo la speciale e ha ucciso malissimamente il mini boss. Direi che questa è la strada giusta. Il loot è generosissimo. Ecco, infatti, sono loro. Sono loro il boss finale. Non c'è lo scontro con Zenos. Non in questo dungeon, almeno. Hanno una Gunblade. Uno rosso, uno blu. Castor con luce, praticamente. Ok, si preparano. Ah no, uno ha una Gunblade, l'altro ha delle lame sulle... comunque che sparano, eh. Sono lame che sparano. Vediamo se i miei compagni mi hanno aspettato. Potrebbero aver iniziato il fight. No, non l'hanno iniziato. Vediamo l'arena dall'alto. Ci buttiamo giù. Ho preso l'achievement. Potrei anche dare un'occhiata al loot. Ok. Bene, bene, bene. Addirittura 20 secondi. Anya e Giulia. Ovviamente sorelle. Vediamo quali sono i loro pattern. Allora, mi dà l'idea che i miei compagni siano piuttosto esperti e che quindi sappiano esattamente cosa fare. E infatti il lag è stato devastante inizialmente. Ora io ho questo simbolo, mi allontano, spero di fare la cosa giusta. Curo. Curo, curo. Spero che i miei compagni... E là là! Questa era una combo che se la siamo cavata perché faceva poco male. Però sicuramente c'è qualcosa di meglio. Ecco, intanto queste magari le evito. E fin qua potremmo anche esserci. Anche perché queste gemelle non ci affrontano insieme. Ce n'è una sola, l'altra agisce dall'esterno. Qua c'è un target su un PG che ha preso del danno e basta. Il primo sta cascando, che è un piacere, ma io non ci credo che sia così semplice. Ma non ci credo proprio. Sta per fare una speciale? Ma è stata tirata giù malissimamente. Vediamo se andando qua faccio la cosa giusta. Forse no. Ma più o meno sì, perché in realtà non sono stato colpito due volte. Andiamo al centro. Ritornano tutte e due, ma una si leva e rimane l'altra, che è quella con la Gunblade, che fa questo attacco, che è un attacco che ho già visto. Non so cosa stia succedendo. L'altra fa una serie di rush che però mi sembra di aver evitato tutte, tra l'altro, senza saperlo praticamente. Sono arrivate delle bombe. Sinceramente, ah, bisogna spingerle. Ah, ok. Uno dei nostri compagni purtroppo ci ha lasciati, ma l'ho reso al volo.
Adesso la mia priorità è tenere vivo il tank. Il boss è ormai a metà. Anche se non sono sicuro che le cose finiscano qua. Ah, mi devo anche togliere di qui. Vabbè, sì, me la son cavata. Temevo peggio quel colpo. Sembrerebbe tutto gestibile, però il boss che io pensavo essere già defunto in realtà è ancora qui che ci colpisce dai lati dell'arena. Quindi ho la sensazione che sia tutt'altro che caduto. Allora, forse stando in mezzo ce la caviamo? Possibile? Forse stando in mezzo... No! Però manca veramente poco, veramente poco, veramente poco. Potrebbe essere finita qui? Non ci credo che è finita qui. Chiedono al... al macchinist di colpirle entrambe con la limit break. Forse è una questione proprio di un colpo, perché in effetti sta cominciando a diventare veramente lungo questo combattimento, e quell'ultimo colpo è stato davvero duro. Sì, manca pochissimo, vediamo se ce la fa con questo ultimo attacco. No, non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta, gli manca niente, ma non è riuscito a farle fuori. Vedo che stanno tentando l'impossibile, due giocatori rimasti. Manca davvero niente. E... tra l'altro sono fermi, io vedo i nemici. Ah, stanno tentando di fare una sorta di speciale. Uno è andato, l'altro anche. Grandi. Ce l'hanno fatta i due giocatori rimasti. C'è una cutscene. Dove non sembrano schiattare però, queste maledette. Sono stanche, sono abbattute, sono affrante, ma non sono certo sconfitte. Bombetta. Abbiamo ottenuto i punti. Duty complete, tutti contenti. In realtà io ho fatto ridere i polli. Cercherò di studiare meglio la parte conclusiva del duty, perché aveva delle meccaniche piuttosto difficili. Proprio alla fine prendo il body, se il gioco me lo permette, ok? Player commendation ovviamente al tank. E io a questo punto direi che posso uscire e proseguire con la quest principale. Ho sperato ci fosse un drop, non so, più particolare, tipo una mount o magari un minion, invece c'era soltanto un body. Ho appena terminato il dungeon, siamo ancora nell'arena dove abbiamo sconfitto le due sorelle imperiali, sconfitto per modo di dire perché poi sono scappate. Arriva l'Ordina, arriva Yugiri, arriva Lisei, mi sembra che siano tutti in ottima forma. Probabilmente la stiamo vincendo, ma un altro attacco da parte di quella... forza aliena che cerca di parlare alle nostre menti e continua a parlare della calamità. L'Ordina e Yugiri non possono che rimanere a guardare. E Alizée cerca di raggiungere con la mano il guerriero della luce. Questa scena l'abbiamo vista al termine del trailer. Ma temo infatti che crollerà al suolo anche lei. Esanime, letteralmente. A questo punto non rimane più nessuno, è una tragedia. Non dirmi che sì, è successo anche a lei. Quindi chi rimane? Rimaniamo noi e rimane, non so, io penso Krile, che può essere considerata una dei Scion.
piuttosto prevedibile questa conclusione. Siamo tornati sul tavolo del quartier generale, parliamo con Rauban, saltando però sul tavolo, che ormai è una tradizione. Gli imperiali sono in rotta e quindi noi possiamo eventualmente cominciare a cantare vittoria, forse. Arriva Yugiri. Ok, io direi che la situazione è simile a quella che è già accaduta agli altri, esattamente come gli altri. Infatti i dottori, i medici da campo hanno visto che le funzioni vitali di Alizée sono perfette, ma appunto sembra essere completamente priva di volontà e coscienza. Dobbiamo tornare a Rising Stone, probabilmente per concludere la linea narrativa di questa patch 4.5. Sono arrivato a Mordone, trovo già qualcuno con il lupo, direi, mi sembra proprio il lupo di Seiryu, quindi ha avuto molto fortuna questo giocatore. Bene, dobbiamo andare qui dentro, però mi pare che ci sia anche qualcosina qua. Sì, c'è una quest che lascerò momentaneamente da parte perché la vedremo più avanti. Adesso continuiamo con la missione principale e parliamo a questo punto con questo personaggio. Non è rimasto più nessuno qui a Rising Stone, quindi dovremo accontentarci di questo Rogadin. Gli raccontiamo tutto. Non siamo infatti con Alize per i 12. A questo punto l'infermeria è piena. Completiamo la missione, la faccia della guerra. Vediamo se continua ancora. Chi può dirlo? Secondo me no, perché l'ultima missione si dovrebbe chiamare Requiem for Heroes, ma dovrebbe essere nella seconda parte. Infatti, siamo già arrivati ai filmati di coda, ai confini di Alamigo. Ci manca ancora un personaggio all'appello, il famoso spadaccino che noi pensiamo essere il vero Zenos. Ma noi vediamo invece il falso Zenos arrivare, tutti gli imperiali lo salutano. Arriva sul campo di battaglia lui in persona. In effetti abbiamo visto nel trailer che lo affronteremo, ma è un trailer generico che comprende anche la seconda parte della trama. Vediamo se c'è qualche altro filmato. No, non c'è nulla. Guadagniamo l'achievement relativo a questa parte di storia e a questo punto possiamo dire che con la trama principale, almeno per ora, tutto concluso. La situazione è sempre peggio, la situazione è sempre più catastrofica e a questo punto vi rimando ai prossimi video relativi alla patch 4.5 su questo canale e vi rimando col prosieguo della storia fra parecchie settimane, quando arriverà l'ultima parte di Stormblood.